parlamentari per rapporto con i cittadini più alto. L'Italia è uno dei paesi con più poltrone al mondo. Più alto numero di parlamentari direttamente. Si tratta del Parlamento, quello italiano, col più alto numero di parlamentari direttamente eletti in Europa. Finalmente non sarà più così. Questa affermazione è una mezza verità, che serve però a far passare un altro concetto, quello che l'Italia ha un numero spropositato di parlamentari. Pensate, il più alto in Europa. Ma non è vero. Tutto comincia con una ricerca del Servizio Studi del Senato, che effettivamente dice che abbiamo il maggior numero di eletti. Facciamo un esempio. L'Italia ha 945 eletti, la Germania 709 eletti, il Regno Unito 650 eletti e così via. Il trucco sta proprio nella parola eletti. Sì, perché alcuni stati hanno parlamentari non eletti ma nominati, come nel Regno Unito, dove, conteggiando anche questi parlamentari nominati, si scopre che i parlamentari aumentano a Regno Unito 1442, Italia 950, Francia 925 e così via. Ed eccolo qui il gioco di prestigio. L'Italia è uno dei paesi con più poltrone al mondo. Niente di paragonabile a quello che succede in stati che, nonostante le grandi dimensioni, hanno un numero di parlamentari inferiore. Praticamente lo slogan "bello e abusato" che abbiamo il più alto numero di parlamentari in Europa non può più essere utilizzato. La verità è che fare confronti tra stati con ordinamenti diversi non ha alcun senso, non è ragionevole. E questo perché alcuni non hanno neanche la seconda Camera e quindi, se proprio si volesse fare, come dice il Servizio Studi del Senato, un confronto più congruo, bisognerebbe farlo solo fra le Camere cosiddette basse, che le hanno tutti i paesi e che sono tutte elettive. Facendo i calcoli con i parametri tecnici più congrui dello Servizio Studi del Senato, si scopre che non solo non è affatto vero che siamo il paese col più alto numero di parlamentari, ma siamo abbastanza in linea con i paesi più simili al nostro. Scopriamo così che la Germania ne ha 709, il Regno Unito 650, l'Italia 630, la Francia 577. L'obiettivo di questa riforma è portare il numero dei parlamentari italiani a quello della media europea. E con questo taglio noi andremmo all'ultimo posto di questa mini classifica, perché la Germania ne resterebbe 709, il Regno Unito 650, la Francia 577 e appunto l'Italia avrebbe i suoi 400 deputati. Ma soprattutto, stiamo attenti, stiamo parlando di democrazia rappresentativa e quindi è fondamentale il rapporto tra il numero di parlamentari e gli abitanti. A questo punto scopriamo che non è affatto vero che siamo il paese col più alto numero di parlamentari in termini di rappresentanza, ma siamo in linea con i paesi più simili a noi. Vero è che con questo brutto taglio andremo in Europa all'ultimo posto. E questo è uno dei motivi principali per il quale diciamo no. Il 20 vota no al referendum. Non facciamoci imbrogliare.